Cari cittadini, buon 25 aprile dalla sede della Protezione Civile, quindi dalla sede della COC, dove noi settimanalmente cerchiamo di riportare i dati accaduti nel corso della settimana. Siamo molto contenti che in questa settimana abbiamo avuto due negativizzazioni e quindi ad oggi il numero dei positivi è sceso a 5 persone, a cui ovviamente rivolgiamo i nostri più sentiti e affettuosi auguri di una pronta guarigione. Durante il corso di questa settimana abbiamo cercato di muoverci per dare una risposta anche a quelle che sono le esigenze ordinarie della nostra comunità, di predisporre tutte le misure future per riaffrontare nel più breve tempo possibile una forma, per così dire, di normalità. È stato riaperto il cantiere della scuola media di Orte, con il quale cerchiamo, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di terminare degli spazi importanti che siano adeguati sismicamente e consentano agli studenti di poter svolgere le loro attività didattiche. E nel caso in cui ci sia ancora la necessità di prendere e adottare misure, abbiamo quindi la possibilità di creare dei distanziamenti per la loro tutela personale. Intendo anche in questa occasione ribadire che bisogna fare attenzione ai colpi di coda che potrebbero esserci, perché se è vero che stiamo affrontando una fase discendente, bisogna fare maggiore attenzione perché magari c'è un rilassamento dell'attenzione e questo potrebbe creare delle nuove problematiche. Quindi cerchiamo tutti quanti di attenerci per adesso, fino all'emissione del nuovo decreto, alle misure che ci sono imposte, per poi sperare di sconfiggere definitivamente questo tipo di criticità causata dal coronavirus. Colgo anche l'occasione per comunicarvi che dalla prossima settimana partiranno pure i test serologici che l'amministrazione ha attivato per accertare la positività o meno al Covid delle persone che sono più esposte al contagio, e quindi mi riferisco a dipendenti pubblici e tutta quella fascia di operatori economici e non, comprese anche le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, che sono maggiormente a contatto con il pubblico, con la gente, e quindi anche per dare non solo a loro ma anche a tutti gli altri in qualche modo una forma di accertamento della persistenza o meno del virus. In un secondo luogo, anche perché riteniamo che questo possa rappresentare un contributo alla ricerca scientifica per capire il tipo di incidenza che c'è stato a Campione su Orte e che tipo di sviluppi potrebbero avere appunto questi dati per l'individuazione di farmaci o di vaccini o di ulteriori soluzioni di misure per fermare il contagio. Ovviamente laddove il numero dei test non sarà sufficiente, sarà compito dell'amministrazione quello di poter estendere l'effettuazione dei test serologici anche a tutte le persone che, per comprovate ragioni di carattere professionale, lavorativo o anche personale, sono rimaste escluse da questa prima fase. Prima dei saluti finali vorrei esprimere un sentito ringraziamento ovviamente alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, comunque insomma a tutte le associazioni di volontariato che stanno operando sul territorio, ma un particolare sentito ringraziamento io lo vorrei rivolgere soprattutto a quei cittadini che in questo momento ci stanno aiutando per rendere anche dei servizi utili alla collettività. Mi riferisco a tutti coloro che spontaneamente si stanno impegnando per la pulizia e la manutenzione del verde. Ci sono stati dei bellissimi gesti, mi riferisco alla scalinata della cattedrale di Orte, mi riferisco a tutto il tratto pulito che dalla zona del Pozzo delle Cornacchie via Scappia di Paglia, mi riferisco a via Pubblica Passeggiata e da tutte quelle zone, al Poggio, quindi a tutte quelle zone dove dei volontari si sono dedicati per
poter, in previsione di un allentamento delle misure restrittive che potrebbero consentire la possibilità di frequentare degli spazi pubblici, appunto di poter ritrovare puliti, gradevoli e quindi usufruibili nel migliore dei modi. Auspicando che queste azioni di pregio sociale, di generosità, possono poi moltiplicarsi nell'ambito di tutto il territorio comunale, rivolgo a tutti voi un buon fine settimana.